focalizzati su temi specifici. Ovviamente questo è una cosa che poi è in divenire, perché se si comincia in poche persone, 4-5 persone, non ha senso dividersi in gruppi di lavoro, però iniziare comunque a focalizzare quelli che sono i problemi del territorio, iniziare a darsi anche una visibilità nei confronti dei cittadini. Le pulizie, che dicevamo prima, sono poi un ottimo strumento per poter fare vedere che il movimento esiste sul territorio. La pulizia è un atto simbolico, ovviamente non tende a, non vuole sostituirsi all'amministrazione, ma è anche e soprattutto un forte atto di sensibilizzazione, perché laddove un cittadino trova una gola, una piazza, un monumento sporco, se ne frega e continua a sporcarlo. Ma magari se noi facciamo vedere che quel posto è pulito, il cittadino ci pensa magari due volte prima di buttare nuovamente la pianta in terra. Ma sensibilizzarlo anche nel lasciare, io porto gli esempi nostri di Pagheria, perché ovviamente queste sono le cose che ho vissuto in prima persona. Noi abbiamo fatto delle operazioni in cui abbiamo pulito delle aiuole, piantato delle piante, poi abbiamo messo una targhetta, poi ho scritto il Movimento 5 Stelle ha fatto questo. Devo dire che la cosa ha funzionato, nel senso che le targhette sono scomparse subito, va bene, ma le aiuole sono ancora lì, le piantine sono ancora lì. Per cui meno le titoli commercianti della strada le hanno innaffiate. Cioè si crea questo rapporto con la cittadinanza che cominci con le piccole cose, ma alla lunga poi cresce e fa capire che c'è un modo diverso di poter vivere la propria cittadinanza, perché non si può stare, specialmente in questo momento di crisi economica, perché è inutile, non è che spesso i comuni non è che non fanno le cose perché non le vogliono fare per capriccio, non lo fanno perché non ci sono i soldi. Quindi se anche noi cittadini cerchiamo di dare nei limiti del possibile il nostro piccolo contributo, in fondo dentro i comuni ci viviamo noi, nella città ci viviamo noi. Se io tolgo una carta e non lo fa lo spazio comunale, intanto io ho tolto la carta e la strada è un po' più pulita. Non dobbiamo stare sempre con la speranza che qualcun altro faccia le cose al posto nostro. Una volta detto questo, diciamo, riguardo ai due tipi di cambiamenti che ci possono essere, un'altra cosa importante che io vi suggerisco come gruppi è di essere sempre aperti, non siate mai chiusi. L'assessore dice no, io me ne vado, non lei può restare, anzi è il benvenuto, così come se restava sarebbe stato il benvenuto il sindaco, deve essere benvenuto chiunque all'interno di una riunione del Movimento 5 Stelle, perché lo scambio, la cosa più importante, la pluriversità ne è un esempio un po' ingrandito, è lo scambio delle idee, il confronto delle idee, chiunque, anche chi non la pensa come il Movimento, lo pensa anzi in maniera completamente opposta, se ci vede anche male, può avere le sue idee, può avere le sue proposte, possiamo anche confrontarci in maniera costruttiva, quindi arrivare a un punto che sia comune nella visione delle cose. Quindi sempre come gruppi essere aperti, non avere mai preconcetti verso nessuno, non porsi pregiudizi, chiunque entri alla porta delle vostre riunioni, tutti devono essere ben accolti e benvenuti. E soprattutto altra cosa che spesso avviene è che nessuno crede di essere tra virgolette il proprietario del movimento. Spesso e volentieri l'ho notato che sta iniziando a succedere in alcuni comuni. Io apro il meetup, si avvicinano 3-4 persone, finisci quando siamo 3-4 funziona tutto regolarmente, poi ovviamente il numero aumenta e cominciano ad arrivare anche le persone che non si conoscono. E io che ho aperto il meetup comincio a avere paura che il mio tra virgolette potere tremi, ecco, questa è la cosa più sbagliata del mondo. Chi ha aperto il meetup è semplicemente una persona che ha fatto un atto, fra chiunque, non è il padrone di quel gruppo o ha un chissà quale diritto di prelazione su nulla, la struttura è orizzontale, quindi chi ha aperto il meetup è semplicemente colui che ha aperto il meetup, non c'è nient'altro da aggiungere, non ha nessuna carica, perché non esiste nessuna carica all'interno del movimento. In questo caso quindi nessuno si senta autorizzato ad avere una virgola di potere in più rispetto a un altro soltanto perché ha fatto un atto. Questo è sostanzialmente il discorso. Non penso ci sia nient'altro da aggiungere di particolare, se non vuole dire ok per Claudia, se non può rispondere alle vostre domande. Le domande volevo soffermarmi su altri due punti. Uno è l'importanza di fare rete. Rete che cosa significa? Che anche noi, diciamo, i meetup tra virgolette storici, appunto
per non essere chiusi, abbiamo anche preso idee sia per quanto riguarda in particolare le iniziative degli altri meetup, anche quelli del nord, quelli diciamo della restante parte d'Italia, perché questa è una cosa molto importante, sempre per quanto riguarda lo scambio di conoscenze. Ci sono iniziative carine, non c'è bisogno che voi iniziate da zero, voi potete iniziare pure da 10, vi fate un giro per i meetup della Sicilia, i meetup d'Italia, guardate un attimino le iniziative che portano avanti sul territorio, le potete semplicemente contestualizzare nel vostro comune, quindi questa cosa anzi vi facilita. E poi un'altra cosa, di non scoraggiarvi se inizialmente siete pochi e se il vostro meetup non parte subito con grandi cose, cioè se penso come è partito Palermo, che io addirittura non c'ero agli albori, quindi però loro poi hanno cominciato che avevano 3-4 persone in una città enorme come Palermo. Badia si sta fortunata, non so come ha fatto a cominciare con 25, cioè, quindi questo è per dirvi di non... cosa è? Sì. È stato... quindi quello che vi dite, non scoraggiatevi, se iniziate in pochi, piano piano, facendo riunioni, organizzando iniziative, piano piano la gente si sensibilizzerà, sicuramente si unirà a voi, quindi non scoraggiatevi. E poi ovviamente chiedete consiglio, cioè visto che voi organizzate pure comuni abbastanza vicini, avete magari modo di organizzare anche iniziative insieme. Ad esempio, prendo l'esempio del meetup di Carini e del meetup di Bagheria, anche se non sono proprio vicini. Se si organizzava il Compost Day, che è un'iniziativa che come Movimento 5 Stelle portiamo avanti, ovvero spieghiamo come si fa, sono venuti altri attivisti, quando portiamo avanti l'iniziativa, ad esempio come il Compost Day, ovvero spieghiamo come si fa il compostaggio domestico, magari i ragazzi dei Carini hanno organizzato questa iniziativa insieme ai ragazzi di Bagheria. Quindi dico, c'è troppa confusione. Sì, c'è vero. Quindi dico l'importanza di fare il rete, quindi prendere iniziative, e l'importanza anche volendo di collaborare inizialmente, in particolare se siete pochi, tra di voi. Poi pongo un accento su una cosa che ha detto Salvo per quanto riguarda l'orizzontalità, del fatto che ogni scelta che dovrete fare, decisione che dovrete prendere, anche sulla scelta di quale iniziativa facciamo, deve essere prima una scelta il più condivisa possibile, quindi prima parlate, esponete ognuno la vostra opinione, poi se non si riesce a trovare proprio una decisione unanime, allora a quel punto passate a una decisione di maggioranza dove appunto ognuno vale uno, in quel caso appunto si mette in atto l'ognuno vale uno, che tante volte viene un po' come concetto storpiato, perché ognuno vale uno significa che uno si alza la mattina e quello che dico io è legge, ognuno vale uno significa che quando si decide insieme il mio voto è uguale al tuo, cioè il mio voto, anche se io sono un deputato, se poi mi sono a riunione il mio voto è uguale al tuo. Prendo ad esempio per avevi posto la domanda, però volevo dire qualcosa anche per quanto riguarda il rapporto con il Federico, però magari una domanda che so potete fare o no? Vuoi dire qualcosa? No, stavamo facendo discorsi in genere sul movimento. La domanda per quanto riguarda il simbolo, allora, siccome il simbolo è registrato assolutamente per Federico, che tra parentesi non è il del movimento, è il megafono e il garante del movimento, quindi appunto per evitare che ci siano i traviglietti così infiltrati. Questo simbolo è utilizzabile solo da chi fa la lista, quindi le liste certificate. Quindi in questo momento i meetup non possono utilizzare il simbolo. Potete chiamare come esiste il grillo di Palermo, il grillo di Petralia ad esempio, oppure un nome sempre attinente, magari Gratteria 5 Stelle, cioè nel senso che cioè alla fine la gente, magari vi create anche un piccolo logo, cioè non il logo del movimento scorpiato, magari una scritta con scritto Petralia 5 Stelle sotto, c'è le 5 stelline, cioè la gente identifica che siete ugualmente voi, però questo non significa che voi non potete distribuire materiale con il logo del movimento, cioè attenzione, o che non potete condividere link con il logo del movimento, significa che voi come movimento non potete appunto mettere nel vostro sito ad esempio
il logo del movimento in primo piano perché potrebbe arrivarvi verosimilmente una diffida, un avviso anzi di diffida, avviso di diffida, non una diffida di entrare. L'assessore che poco fa parlava della gente che non conosceva internet, quindi sì è vero, la stragrande maggioranza della nostra comunicazione avviene via internet, il meetup sono il punto centrale, ora usiamo anche Facebook, però i banchetti in mezzo alla strada sono il nostro vero punto di forza e lì vai a contattare direttamente la gente, quindi quando si fa attivismo e si spiega che non sono banchetti strettamente legati a, ora, gli ultimi sono stati campagne elettorali, è vero, facciamo banchetti per l'acqua pubblica, facciamo banchetti per il personaggio, si fanno banchetti per svariati motivi che sono di sicuro. Li spieghi alla gente in mezzo alla strada quelli che sono veramente i veri perni del momento. La parte politica è un passaggio che dura lo spazio delle elezioni. Passo la parola a Riccardo. Vengo molto felice, mi chiamo Francesco Vaccaro, insieme a loro due abbiamo attivato l'attività, molto felice, cioè ci siamo fatti riconoscere da Samantha, mi pare che è qui presente, non lo so se sì. Ecco, così la conosciamo, ciao. E quindi credo che a questo punto ci sia anche un riconoscimento, diciamo, legale delle iniziative quando viene riconosciuto il meetup e può utilizzare i simboli del movimento. Quando c'è il riconoscimento provinciale. Come funziona la cosa? No, la cosa funziona, come dicevo prima, cioè non c'è un riconoscimento provinciale. Il movimento, attenzione, non ha un coordinamento né provinciale né regionale. I gruppi sono dei gruppi che operano localmente, territorialmente, ovvero voi di... non siete dello stesso comune, che mi è un posto parente. Voi di Campo Felice non dovete nulla, cioè non dovete spiegazioni di alle termine. Cioè funziona che ci sono nel movimento delle coppie semplici regole, anzi dico invito tutti ad andare a leggere prima di tutto quello che è il nostro statuto del blog di Beppe Grillo, perché sono quelle le poche settimane semplici regole, è il cioè dove là è scritto, cioè il simbolo lo possono usare soltanto le liste certificate. Punto. Cioè non è una cosa che decidiamo noi a discrezione nostra, che se fate vedere che fate i banchetti allora noi vi diciamo di sì. Non funziona così, sono delle, diciamo, come dicevo prima, poche regole a livello nazionale che valgono per tutti i gruppi territoriali e poi oltretutto il movimento porta avanti delle principi che sono abbastanza chiari, sono le famose 5 stelle, quindi basta che un gruppo in qualsiasi caso, in qualsiasi modo operi sempre nel rispetto di quelle che sono di quelli che sono i principi e i progetti portati avanti dal movimento, sicuramente non riceverà mai una diffida, ma se un movimento 5 Stelle, faccio un esempio, mi porta improvvisamente avanti sia l'inceneritore, sapendo che noi siamo palesemente contrari, a quel punto quel gruppo ha evidentemente qualcosa che non va, non ha capito come funziona il movimento. Se un gruppo mi dice al sì al più dei due mandati, esempio, allora quella persona non ha capito cosa è il movimento, però il movimento non è fatto di persone, ovvero le persone che entrano umanamente un valore, un movimento fatto di idee e progetti, le idee sono quelle e sono quelle che noi portiamo avanti, quindi finché ogni gruppo neonato porterà avanti quelle che sono le idee e progetti del movimento e si muoverà rispettando gli stessi, sicuramente non riceverà mai una diffida. Per quanto riguarda il simbolo, preciso nuovamente, lo possono utilizzare ufficialmente, quindi legalmente, soltanto le liste certificate, noi non abbiamo poteri di dare a nessuno l'autorizzazione, quindi a discrezione vostra, cioè nel senso voi verosimilmente domani potete decidere di usarlo, cioè finché qualcuno magari si potrebbe svegliare una mattina, aspetta che gli segnalo lo stato di grido, cioè dico a discrezione vostra. Però dico alla fine la gente, dico, noi abbiamo operato anni a Palermo senza il simbolo del movimento, oppure tutti sapevano che il Grillo di Palermo era il meetup di Beppe Grillo, cioè quindi dico ci sono anche le 5 stelline che basta che le mettete fanno capire alla gente di chiedere. E poi nel momento in cui magari avrete delle elezioni comunali, quindi vi sarà magari certificata la lista, avrete modo di avere anche voi la certificazione del simbolo. Se uno dovrebbe fare ad esempio un banchetto in un paese, no? Deve fare la richiesta per il posto al comune, al sindaco.
semplicemente come cittadino può essere tranquillamente richiesta. Non è necessaria una soluzione di fatto, non è una soluzione. No, una votata, un cognome, si spiega quali sono le finalità, paga le marche da bordo necessarie per ottenere l'autorizzazione, il comune fa un calcolo di base di diritti quadri occupati in posizione solo pubblico, comunica quanto potete pagare, pagate, vi lascio l'autorizzazione per quello che avete chiesto. Che hanno niente a che vedere con i giochi della politica tradizionale.
fatta con propositi, con coscienza, con regole che si sono date. E il nostro giornale insegue da sempre il saper fare, quindi racconterà laddove possibile, laddove ci siamo, il vostro saper fare, ma racconterà anche il non saper fare, spero non vostro, ma degli altri, lo mette a confronto. E noi poi abbiamo salutato, dopo il risultato elettorale, con una brezza di speranza, con un parole di speranza, laddove tutti dicono ma perché saranno come gli altri, noi ancora non ci crediamo, poi quando sarete come gli altri la vedremo, questa cosa la racconteremo. Quindi il nostro giornale che qui rappresento vi saluta, vi augura un buon lavoro, comunicate, mandateci i vostri comunicati, così come facciamo con gli altri, ospiteremo anche i vostri, ma non possiamo prendere parte, se no, realmente, perché i giornalisti devono stare sempre lontani dalle parti. Pensiamo da parte di tutti, però quelli che sanno fare, quelli che non sanno fare, sono mediocri, hanno diritto di campare, ma noi non li raccontiamo. Grazie. Deve essere la base del nostro rapporto.
per l'informazione deve essere sempre libera, senza rumori e senza interferenze. Ora, questo concetto è un concetto fondamentale ed è questo che deve passare, che deve affascinare i giovani e i concittadini, perché i concittadini dei comuni, ma anche i concittadini di grandi città, sono completamente disaffezionati alla politica. Allora, solo se ci sono concetti rivoluzionari come questo si può fare una politica rivoluzionaria. Perché, attenzione, il termine rivoluzione è interessante, però il passo è breve tra rivoluzione e rivoluzione, cioè rivolere le stesse logiche passate. È una consonante. Rivoluzione, rivoluzione. Non è difficile, quindi dobbiamo stare attenti. Quindi, per esempio, la mia proposta potrebbe essere quella di cercare di lavorare su piattaforme di politiche, di feedback, anche nei comuni, per votare e proporre iniziative, sempre e comunque continuamente. Quindi dobbiamo fare una campagna di educazione, di informazione su queste, per esempio, già questo è un termine di feedback che non tutti conoscono, ma è un tema fondamentale, perché solo su questo si può instaurare una democrazia diretta. Quindi voi dovreste mi spiegare il progetto di feedback anche nei piccoli comuni. Poi un altro concetto fondamentale è il concetto di ambiente, ma noi siamo convinti che il concetto di ambiente sia soltanto un ambiente naturale, invece non è così. L'ambiente è un termine che sta ad indicare tutta una serie di circostanze. Anche la famiglia è un ambiente, anche la scuola è un ambiente, anche la chiesa è un ambiente. Che cosa voglio dire? Se noi ci preoccupiamo della carta a terra, solo della carta a terra, solo del cestino pieno, solo degli inceneritori, non ci stiamo occupando dell'ambiente, ma ci stiamo occupando di un tipo di ambiente. Faccio un esempio: ambiente è anche la scuola, quando si fa promotrice dell'educazione per esempio degli stranieri. Noi possiamo fare tutte le campagne che vogliamo sulla carta che non occupa la terra, però se non facciamo un concorso di alfabetizzazione per gli stranieri, tu puoi dire in mille forme diverse, italiano, ma straniero non capirà mai che mi deve buttare la carta a terra. Per cui il concetto di formazione, il concetto per esempio di alfabetizzazione degli stranieri, alfabetizzazione che non è soltanto alfabetizzazione del linguaggio italiano, ma anche alfabetizzazione delle nostre istituzioni, come funzionano, è fondamentale. E un'altra cosa, scusate per se mi sono dilungato un pochettino, un'altra cosa è che noi stessi, noi del movimento, abbiamo bisogno di corsi di formazione autogestite di politica, cioè noi stessi dobbiamo essere artefici del nostro modo di vedere la politica. Non ci possono essere altri che ci vengono a dire come e in che modo essere formati, tra virgolette, politicamente, ma noi dobbiamo essere in grado di autogestirci. Scusate. Riattivarlo e faranno penso anche un tutorial, poi non so se